Un saluto a tutti voi. Qualche mese fa abbiamo presentato la versione 2012 di BCM e PCE che ha avuto un ottimo riscontro presso i nostri utenti. Questo, come sempre, ci ha stimolato ad apportare ulteriori aggiornamenti e in questi giorni presentiamo appunto la versione 2012.04 che comporta diverse novità e ulteriori approfondimenti legati anche e soprattutto al processo di ricostruzione in atto in Abruzzo. Ecco, proprio su questo argomento è stato tenuto un convegno nell'ottobre scorso presso il SAIE, cioè presso la Fiera di Bologna, dove in un documento relativo appunto ad alcune considerazioni sull'utilizzo del software tecnico nella ricostruzione dell'Abruzzo ad opera dell'Università di Napoli Federico II e del Consorzio Reluis, sono state presentate una serie di osservazioni riguardanti appunto le modalità con cui i progetti per la ricostruzione vengono eseguiti dai vari professionisti ed un confronto fra le caratteristiche dei vari software. In maniera diretta noi non eravamo presenti, ma abbiamo avuto modo appunto di consultare i contenuti che sono stati pubblicati su internet. Ci ha fatto molto piacere, direi, riscontrare che tutte le osservazioni in sostanza che sono state fatte in questo convegno sono state in qualche modo già considerate dal nostro software, da PCE, e affrontate, direi, anche in maniera brillante, appunto in maniera corrispondente appunto a quelle che sono le osservazioni avanzate. Vediamo quindi a dettaglio per dare alcuni riferimenti più precisi. Per quanto riguarda appunto le strutture esistenti in muratura, ovviamente si inizia a parlare del comportamento nel piano distinto da quello fuori piano, o meglio da un comportamento globale che fa capo a modelli complessivi dell'edificio, a quello che è invece lo studio dei meccanismi locali. Bene, in questo documento viene specificato in maniera proprio chiara che non sempre quei programmi che analizzano sempre a modello globale i meccanismi riescono a cogliere i cinematismi più appropriati e viene praticamente consigliato, se non comunque dato per più pertinente al calcolo da eseguire, l'utilizzo di fogli elettronici specifici che possono far cogliere in modo più dettagliato e preciso i vari meccanismi da considerare. Questo noi è quello che abbiamo sempre fatto, perché infatti a PCE, che è l'ambiente di calcolo globale dell'edificio, si affianca il modulo ESP, che è dedicato appunto ad elementi strutturali predefiniti, dove i singoli cinematismi sono definibili in modo indipendente l'uno dall'altro, potrebbero in teoria anche non avere una relazione diretta con quello che è il modello globale, attraverso dei fogli di calcolo specializzati. Quindi è proprio quello che noi abbiamo fatto fino ad ora. Anzi, con la versione 2012.04 vi è un potenziamento importante di questi fogli di calcolo, perché è possibile avere già una modellazione del paramento murario, cioè del prospetto, diciamo, dell'edificio, che può ribaltarsi verso l'esterno in collegamento con PCE. Quindi, pur mantenendo l'indipendenza del foglio di calcolo in sé, è comunque possibile velocizzare l'inserimento dei dati che fino ad ora si doveva fare appunto ridefinendo nuovamente la parete con le sue aperture. Poi vi sono varie altre modifiche relative a questo modulo nella nuova versione, compresa ad esempio l'introduzione del cantonale, che è un meccanismo di collasso abbastanza significativo per una vasta serie di edifici, che è stato generalizzato rispetto alle impostazioni che normalmente vengono date a questa struttura. Comunque, chi vuole può approfondire i contenuti, troverà nella documentazione dell'aggiornamento tutta la descrizione necessaria. Ecco, quindi questa è una prima osservazione. Dopodiché il documento prodotto appunto da questi tecnici di Reluis e dell'Università di Napoli comincia a confrontare i vari modelli proposti dai programmi, cioè modelli ad elementi finiti con modelli a macro elementi, quali quelli a telaio equivalente, come abbiamo appunto utilizzato noi in PCE. Ecco, sui modelli agli elementi finiti vengono avanzate numerose perplessità, che sono quelle di cui abbiamo sempre parlato anche noi, cioè la difficoltà di avere delle risposte attendibili nell'ambito di un utilizzo professionale del software. Quindi non si parla ovviamente di codici di calcolo più evoluti, che tuttavia sono fondamentalmente relegati ad un ambiente di ricerca universitaria, ma si parla proprio dell'ambiente professionale specifico. Ecco, la difficoltà di questi sistemi ad elementi finiti composti da elementi bidimensionali
talvolta, ma più raramente, tridimensionali, di poter cogliere la risposta corretta al campo sismico, perché tutto poi si basa sulla legge costitutiva del materiale murario, su cui peraltro non ci sono indicazioni precise nella normativa e che richiede una tecnica appunto di analisi molto sofisticata. Ora, allo stato attuale e delle conoscenze non sembra una via praticabile con successo da una vasta classe di progettisti, per cui il metodo a telaio equivalente resta comunque un riferimento più convincente proprio per le applicazioni di tipo professionale. Comunque anche su questi aspetti poi si possono leggere degli approfondimenti nel documento di aggiornamento che abbiamo pubblicato per PCE. Sostanzialmente, tuttavia, ecco, il metodo a telaio equivalente resta convalidato, del resto è la normativa stessa che lo propone, da queste osservazioni. Ecco, si fanno una serie anche di considerazioni sulla questione della generazione del telaio in sistemi complessi, dove cioè le aperture non sono verticalmente allineate e quindi i maschi murari si presentano poco favorevoli alla creazione di un telaio regolare. Però anche questo argomento può essere affrontato in maniera dettagliata e ci fa piacere riconoscere, per esempio, che la questione dell'assemblaggio delle rigidezze, che noi stiamo portando avanti fin da tempi lontani del PCM, quindi da tanti anni a questa parte, è comunque ripresa anche in questo documento, dove si dice che qualora il maschio murario debba essere frazionato in più parti perché non corrisponde in maniera precisa ad una struttura sottostante, ecco, in questi casi si debba poi avere l'accorgimento di riconglobare le caratteristiche di sollecitazione delle varie porzioni. Ecco, quindi anche su questo poi potrete trovare alcuni approfondimenti nel documento, però direi che il PCE già da tempo presenta questo tipo di opportunità. Altre osservazioni riguardano le estensioni delle zone rigide, cioè le zone rigide da assegnare ai maschi murari e alle fasce di piano, con la conseguente luce deformabile. Noi sappiamo che la luce deformabile è la zona di verifica della struttura, mentre la zona rigida, che corrisponde ai pannelli di nodo, è invece la parte appunto di intersezione fra i maschi e le fasce, che in qualche modo non subisce danno, così almeno la realtà sperimentale dei terremoti ha dimostrato. Ecco, si sostiene che molti programmi non danno la piena consapevolezza di quali sono queste zone rigide adottate. Questo non avviene in PGE, perché in effetti in tutti gli elementi è possibile avere il pieno controllo della zona rigida iniziale e finale, sia che si tratti di maschi murari sia di fasce. Non si tratta di una questione secondaria, è molto importante. Per esempio, in PCE abbiamo da sempre affrontato anche la questione dell'irrigidimento diverso nel piano della parete e nel piano ad essa ortogonale, perché se questo irrigidimento di nodo c'è nel contatto fra il maschio e la fascia, nel proprio piano della parete, ovviamente non può essere considerato nel piano ortogonale, quindi non è un irrigidimento che si trova ad essere lo stesso appunto in tutte le direzioni dello spazio, per cui anche la matrice di rigidezza deve essere valutata attentamente considerando questo diverso comportamento dei due piani. Ecco, il fatto che vi sia quindi il pieno controllo di queste zone rigide dà all'utente certamente la possibilità anche di modificarle a piacere. Qualcuno potrà sostenere che il tenere sotto controllo tanti parametri possa essere oneroso, non si può negarlo che lo sia in certi casi, tuttavia è l'unico sistema per avere la piena consapevolezza di quello che si ha. Sapendo poi utilizzare certi comandi come le unificazioni per tipologie di elementi o per piani, si riesce anche talvolta ad apportare alcune modifiche specifiche a certi parametri e velocemente ad unificarli a tutti. Quindi anche qui PCE dà diverse possibilità di azione. Ecco, diciamo che per quanto riguarda le fasce di piano c'è una considerazione molto importante che era attesa un po' da tempo e provenisse da qualche documento ufficiale, e ci fa piacere riscontrarlo perché è un problema che noi abbiamo segnalato da tempo, cioè il problema è che varie fasce già non risultano verificate in analisi statica. Ora, l'analisi statica non sismica, che può essere vista come il primo passo rispetto ad un'analisi non lineare, in quanto è il passo zero, quello in cui ancora non ci sono azioni orizzontali, e che rappresenta lo stato iniziale della struttura quando viene sottoposta a questo inizio di incremento di forza orizzontale, quindi dall'inizio del sisma, per fare una traduzione alla realtà fisica.
Ecco, queste fasce che non sono verificate trovano la ragione del fatto nella questione che il carico verticale su di esse agente, proveniente dal solaio o e costituito dal proprio peso, può essere tale da far sì che la verifica a taglio già non sia soddisfatta appunto in fase statica. Ma qui c'è una osservazione molto importante che riguarda proprio il funzionamento a taglio in fase sismica e quello della striscia invece o della fascia di piano in fase statica, dove in realtà si forma un arco nella piatta banda. Quindi giustamente questo documento afferma che non sempre appare giusto considerare dal punto di vista statico, quindi non sismico, la fascia come se fosse una trave. In realtà la fascia ha al suo interno la formazione di quest'arco di scarico e viene suggerito anche una possibilità di interpretare in via semplificata questo fatto per non penalizzare troppo le fasce, inserendo non un carico distribuito lungo la fascia, ma dei carichi concentrati alle sue estremità che va a gravare direttamente sui maschi murali su cui la fascia si appoggia, liberando in questo modo, sollevando la fascia dal fatto di dover reagire come se fosse una trave. Questa funzionalità non era disponibile finora in PCE, è stata però introdotta, ci fa molto piacere aver accolto quindi questa osservazione, nella versione 2012.04 troverete quindi la possibilità di schematizzare il comportamento ad arco delle fasce. Potrà non essere sempre utilizzato, ma resta comunque un'opzione utile qualora si voglia interpretare appunto questo aspetto.